Jai Jagannath, Jai eccoci Jagannath, qua. buonasera. Buonasera, Jai Jagannath. siamo qui per un incontro che si focalizza sull'astrologia vedica, detto Sulla Jyotish. Jyotish. Jyotish viene dal termine Jyoti che significa luce, splendore, quindi sono i corpi celesti che si notano come delle luci nel firmamento. Ho con me Paolo e Deva, eccetera, che è un grande appassionato di astrologia vedica e la coltiva religiosamente da molti anni, facendo un Certo. sacco di corsi, eccetera. Sì. Studiando molto l'argomento, quindi in questo incontro specifico io direi che sarà lui più che altro a Ah, parlare e a grazie. rispondere alle domande. Benissimo. Io farei, diciamo, prima di lasciare il podio Ah, al addirittura. conferenziere, farei un paio di osservazioni sull'astrologia vedica. Benissimo. L'astrologia in generale. Certo. L'astrologia è Anche perché considerata molto importante nella cultura vedica perché aiuta le persone a capire da dove vengono le situazioni, le tendenze, le ispirazioni, gli ostacoli, le facilitazioni, eccetera. Ed perfetto. era utilizzata soprattutto per scegliere dei giorni di buon augurio o degli orari di buon augurio per iniziare a svolgere dei compiti specifici. Questo ovviamente funzionava meglio ai tempi del società vedica, della cultura vedica, perché la gente aveva meno problemi da affrontare e uno dei problemi più grossi è quel che ci troviamo ad affrontare oggi, è l'inquinamento energetico. Allora, noi possiamo percepire l'influenza energetica dei corpi celesti, che sono praticamente il punto, il fondamento stesso, la ragione dell'astrologia vedica specialmente, Sì. però queste correnti energetiche sono spesso turbate da vari tipi di inquinamento energetico, quindi abbiamo il 5G attaccato all'orecchio, l'influenza di Mercurio, il Buddha Graha, cioè, la sentiamo un po' meno. E lo stesso per quanto riguarda, per esempio, i rimedi, specialmente per le gerbe, diciamo, le pietre, Ah, per gli ok. anelli, eccetera. Sicuramente hanno un buon effetto, però, diciamo, consideriamo anche contro che tipo di valanghe Certo. abbiamo a che fare. Secondo Appena. punto, secondo me importante, è che nella cultura vedica, nella società vedica, la gente era, diciamo così, i membri della società vedica, Arya, Varnashrama, Dharma, erano ben consapevoli diciamo così, dell'errore di identificarsi con il corpo e la mente. E in particolare sapevano che il karma e i guna cambiano costantemente Ok, attraverso le nostre scelte. benissimo. Vuoi chiedere qualcosa, Paolo? Vuoi dire qualcosa? Eh? Quando vuoi, quando volete. Non si Hai sente. chiuso il microfono? Al momento no, ti lascio finire e poi dopo farò un commento io Sì, eventualmente. sì, sì, sì.
appunto, giusto per chiudere velocemente, quella che è la mia, come dire, prospettiva, diciamo così, sciastrica e sapienziale rispetto alla conoscenza medica in generale, bisogna fare attenzione a non identificarsi troppo con le posizioni al momento della nostra nascita, perché sappiamo che poi cambiano. Perfetto, perfetto. Possiamo cambiare. Io ho finito, adesso dimmi Paolo, volevi chiedere qualche cosa su quello che io ho detto o vuoi passare ad Eva? No, io ho fatto richiesta di affrontare questo argomento mosso da una curiosità di carattere generico, così Certo. generale. Ma non sono mai stato uno di quelli che andava sempre a leggere gli oroscopi, non sono mai stato un fruitore degli oroscopi, Bene, ma meglio così. insomma, Ok. sì, ma insomma, Va bene, non l'ho tranquilla. No, mai ma nessuno apprezzato pensava che tu nella fossi. mia vita. Certo. Cioè, io parlavo dell'astrologia in generale, le persone che Certo. si avvicinano l'astrologo per sentire quale sarà il loro destino. Se posso chiedere, Vai. ti sei mai rivolto ad un astrologo definito tale professionista che ti ha studiato il tema astrologico, l'oroscopo? Ok. No, Da cosa è allora, mossa allora la tua curiosità? certo, è mossa da questo episodio. Diversi anni fa, durante il periodo in cui praticavo la MT, la meditazione trascendentale di Maharishi, Sì. durante una riunione di amici praticanti, venne fuori che da lì a poco in Italia sarebbero arrivati degli esperti dall'India, degli esperti Jyotish, ai Perfetto. quali chi voleva si sarebbe potuto rivolgere per chiedere informazioni, eventualmente. Però, per esempio, un signore di questi che facevano parte di questo incontro disse: ma io, per esempio, non so a che ora sono nato, cioè non saprei come Risalire rivolgermi per all'ascendente. risalire a varie cose. Il responsabile del gruppo dell'Umbria di quel periodo disse: non importa, dice, bisognerebbe comunicare, basterebbe comunicare le date di eventi particolari accaduti nella tua vita Infatti, infatti. per risalire al tuo ascendente, alla tua ora di nascita. Sì. Allora, questa cosa mi ha incuriosito tantissimo, come Esiste. meccanismo possa funzionare anche a ritroso, al contrario, diciamo, no? Non per andare a vedere cosa sarà il futuro, ma capire il passato, scoprire il passato dagli eventi che ci sono accaduti Ed in è così passato. perché comunque il futuro è collegato al presente, al passato e anche in senso inverso, è tutto un flusso. Corretto, Ecco, è corretto. io avevo questo tipo di curiosità. Poi un giorno, premetto un'altra cosa, che i costi, mi ricordo che di cui si parlava per rivolgersi a questi esperti erano, Alti. per quanto mi riguarda, non potevano essere affrontati. Sì, Non potevano essere affrontati, no, erano perché alti, erano purtroppo, ho capito. ridevano, non mi ricordo se erano 500-600 euro all'epoca, si parla di 20 anni fa, per Ah, capito, una sì, cioè consulenza. è un mercato un po' libero e un po' senza regole, soprattutto in Italia. Però insomma Comunque, la curiosità è rimasta sempre, poi chissà, un giorno magari. certo, ma molto volentieri. Allora, una piccola precisazione che riguarda il mio cammino di astrologo. Io prima di approfondire l'universo dell'astrologia vedica e della cultura vedica, dei quali sono ancora, ritengo, un principiante e Parma mi sta ancora insegnando moltissimo, io provengo da tantissimi anni di astrologia occidentale. Io proprio amo l'astrologia. Principalmente provengo da molti anni di autodidatta di occidentale, anche nell'aspetto esoterico, poi anche grazie a Parma mi sono tuffato nel mondo della cultura vedica e di conseguenza, secondo il mio amore per l'astrologia, nell'astrologia indiana, che per me è stata l'astrologia definitiva, che ha dato le risposte a tutte le mie domande esistenziali, filosofiche. Perché? Perché l'astrologia è fondamentalmente uno strumento di analisi e gli indizi sul futuro sono appunto degli indizi, non sono delle condanne o delle, come si può dire, o delle cose inevitabili.
Il discorso è molto più vasto perché ci sono diverse gradazioni di, chiamiamola predestinazione, chiamiamola di karma. Infatti un professionista dovrebbe essere capace di sintetizzare un po' tutto questo. Poi in caso ne discuteremo di questo. Non so se è stato chiaro la mia esposizione, Sì, sia del mio ruolo, del sì. mio cammino e di quello che la Jyotish dovrebbe dare e che io posso dare. Certo. Se può essere utile, appunto, io provengo da molti decenni di astrologia occidentale, poi ho fatto dei corsi per corrispondenza certificati di astrologia indiana e tuttora sto concludendo un percorso accademico online di astrologia di Jyotish, che se avrai piacere ti do i dati dove anche tu potrai eventualmente studiare e informarti sia del mio maestro che da altre persone, perché essendo la Jyotish comunque una tradizione, prevede comunque che ci sia un maestro che ti segue, che anche questo maestro abbia comunque dei maestri riconosciuti, una tradizione, è una tradizione sacra e deve restare tale. Chiara, ma Ok. concordi su questo, che la Jyotish sia una scienza tradizionale? Ah beh, certo, sono perfettamente d'accordo sul fatto che la Jyotish sia una scienza tradizionale all'interno della tradizione vedica. Il mio problema, diciamo così, nella mia eventuale Perplessità? obiezione Sì. è sulla successione disciplica. Ah, beh, certo. Anche perché, come in Questo Occidente, non esiste un'astrologia, ma tante astrologie, ci sono le astrologie classiche, contemporanee, sperimentali. Anche in India hai tantissime scuole, la scuola del sud, del nord, hai diverse raffigurazioni. ma non solo con la differenti scuole, ma proprio con la validità del concetto di successione disciplica. Perché Ah, ho capito, certo. abbiamo visto e stravisto, ma anche Krishna Bhagavad Gita lo dice, che con il tempo il Ma collegamento certo. va perduto, nel Ma senso sicuramente. che basta che ci sia una penuria di studenti abbastanza qualificati in qualsiasi momento del tempo nella Certo. trasmissione da insegnante a studente, e lì si va patrasso, nel senso che Certo. l'insegnante successivo, dopo essere stato uno studente Certo. così così, diventa Così, certo. un insegnante peggio ancora del così così. E Dalla mia infatti, esperienza, dalla mia esatto, se infatti posso. vediamo in India, non è che in India oh, tutti gli astrologi, i Jyotish sono tutti dei geni, no? No. Giustamente diceva Paolo che ci sono persone che non sanno a che ora sono nate. In India la maggior parte degli Nessuno. induisti non sa neanche in che giorno, in che anno sono nati. Per Infatti, tanto per però dirti un'idea, no? nell'universo astrologico Sì. il calcolo dell'oroscopo riferito al momento della nascita non è l'unica analisi. Sì, c'è l'ora Shastra, Infatti. È esatto. molto importante conoscere il periodo. Se non lo conosce, lo si può risalire. Se non Io si ti sento un conosce. po' pochino, non so, prova a vedere se il microfono è Mi abbastanza sentite? Mi sentite? molto Sì. meglio, molto Mi di più, sentite? Devo molto di più. ripetere il concetto? No, penso di no, penso di no. Comunque continuiamo a elaborare. Anche Paolo, Certo. anche tu, vedi tu il tuo microfono perché mi sembra un po' bassino. Prova a vedere. Saprei, Ecco. forse perché ho le cuffie, forse non so. Hai le cuffie wireless per quello? Sì. Ok, va bene, comunque va bene, andiamo avanti. No, sono appunto, come dicevo prima, il problema è che non bisogna fidarsi soltanto della successione disciplica, cioè il lignaggio, cioè il maestro, Certo, eccetera, ma certo. assolutamente bisogna risalire alle fonti scritturali, quindi Certo, Shastra, perché però altrimenti diventa, diciamo è così, anche molto importante pericoloso, eh? in un panorama commerciale dove tutti possono dire io sono astrologo perché hanno Esatto. letto una rivista, una persona che un minimo si sia affidata ad un percorso o comunque ha delle credenziali in più, Sì, insomma. certo. Poi bisogna vedere anche i testi originari, i testi sacri della tradizione, se sono disponibili,
in una lingua che noi Certo, siamo in grado ma di di comprendere. comprendere e utilizzare, questo Certo. sicuramente. Però è una cosa, diciamo così, che non bisogna trascurare e se manca, se diciamo così, manca lo shastra, è bene andare sulla propria realizzazione, sulla propria esperienza, per Beh, esempio. certo. Cioè, Il testo fondamentale della Jyotish non è l'unico, è il Brihaura Shastra, ad Brihadra esempio. Shastra, Brihadra Shastra. La famosa Bhrigu Sanhita è diversa, è un'altra Ah, cosa. ok. So che non è l'unico, infatti. No, no, infatti non è l'unico, ma quello che dicevo io è importante Ma anche anche la, per. se posso, Sì, anche la dimmi. Bhagavad Gita è fondamentale nell'affronto del Jyotish. La maggior parte degli astrologi o vedici comunque si affiancano a esprimere i propri concetti astrologici e le proprie analisi, comunque le affiancano sempre alle spiegazioni della Bhagavad Gita. Sì, O ma la Bhagavad comunque, Gita non parla di Jyotish. no, però Ah, moltissimi astrologi utilizzano la Bhagavad Gita no, vabbè, come allora, rimedio, non è che gli come. astrologhi. Ok, momento, momento. Non è che gli astrologhi utilizzano la Bhagavad Gita come No, testo fondamentale no, 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 no. sull'astrologia. No, perché poi la gente non capisce, bisogna Ma chiarire certo. bene. No. La Bhagavad Gita, come anche le Upanishad Sì. e gli altri testi fondamentali Sì. della conoscenza medica sono importanti per chiunque voglia apprendere, studiare, praticare o addirittura Certo. insegnare qualsiasi parte della conoscenza medica. E infatti, se posso Vai. precisare, viene presentata come uno dei rimedi importanti associati direttamente a Giove, alla conoscenza spirituale. E Ok. dicono che Giove in tutti noi si rinforza con lo studio dei testi sacri, appunto. Certo. Sì, ma esatto, è una situazione dinamica. Infatti. Esatto, e non, come dicevamo prima, ma non solo, bisogna anche avere gli strumenti per interpretare poi dopo i riferimenti che i testi di astrologia vedica fanno basandosi su una conoscenza di background che si suppone che la gente abbia, invece non ce l'ha. Per Infatti, soprattutto cui in ecco, Occidente. esatto, l'altro punto che facevo prima, che bisogna stare attenti a capire bene la prospettiva vedica in generale sulla vita, sul Certo. destino, sul karma, sui guna, perché altrimenti diventa un problema perché, Certo. per esempio, una delle caratteristiche che io appunto non è che conosco tanto, però dal punto di vista dell'astrologia vedica, l'astrologia vedica presenta, mi sembra, quattro tipi di temperamento o di natura, cioè Deva, Manusha, Rakshasa o Ah, Mriga, no? questo soprattutto a livello di Esatto, compatibilità di. Ok. però se uno per esempio non capisce cosa sono i Rakshasa Ecco. e come la natura Rakshasa non ha niente a che vedere con i principi etici, con il comportamento, Perfetto. perché per esempio Prahlad era un Rakshasa Certo. dal punto di vista di nascita. Certo. E così anche Bani Maharaj, così anche eccetera, Vibhishana, eccetera, eccetera. Quindi bisogna capire bene, appunto, grazie alla Bhagavad Gita specialmente, che è il testo più fondamentale della conoscenza vedica, più semplice, più accessibile, più completo, più chiaro, più preciso, non si potrà mai glorificare abbastanza la Bhagavad Gita. Addirittura di Shankara dice basta la Bhagavad Gita, non dovete studiare nient'altro, anche soltanto un verso della Bhagavad Gita è sufficiente, no? La Certo. famosa canzone Bhajagovinda dice Bhagavad Gita Kim Chi Da Dita, anche soltanto studiare un pochino di Bhagavad Gita, no? Uno automaticamente, immediatamente diventa libero dalla più grande paura
che è quella di dover continuare a rinascere vita dopo vita, scivolando sempre più in basso a causa della Certo. gravità del Kali Yuga specialmente. E alla fin fine, sì, la Jyotish si potrebbe definire come un'analisi ulteriore, perché anche la Bhagavad Gita propone delle analisi della realtà interiore, esteriore, psicologica, del mondo materiale, giusto? La Bhagavad Gita propone un'analisi della realtà nel quale siamo. Mi senti? Allora, no, la Bhagavad Gita non propone un'analisi della realtà. La Bhagavad Gita insegna che cos'è la Insegna, appunto, realtà. Sono ad due esempio, la cose scienza. diverse. Ah, ok. La proposta di analisi non è che ci propone di analizzare. Il Sankhya ci offre delle liste e delle categorie che ci permettono di analizzare. Perché una proposta di analisi significa una teoria, Ho capito. una tra le tante teorie. Se ti Certo. piace, puoi usare la Bhagavad Gita per analizzare la realtà come ti pare a te. No, direi di no, direi di no. Ok. Il collegamento tra la Bhagavad Gita e il Jyotish è più che altro, come dicevo prima, un background di conoscenza necessario per non cadere nell'illusione dell'ahankara e del mamatva. Perché quando uno si fa fare la carta natale, no, l'oroscopo di nascita, no, viene fuori un quadretto che può sembrare, può, diciamo così, dare l'impressione di incoraggiare l'identificazione. Ok. Per cui io ho Marte storto, per cui mi incavolo facilmente, no? E così dice, questo è il mio destino, e questa è la mia identificazione, e questa è la mia natura, e che ci posso fare? Continuo a incavolarmi. Così, senza fare nessuno sforzo per distaccarmi da questa identificazione. Questo è diciamo così, Il rischio che un approccio esatto, che sbagliato. invece la Bhagavad Gita ci aiuta a evitare. Perché l'astrologia, come io ho detto tante volte, è come il servizio meteorologico, la previsione del tempo. Perfetto, stesso principio. Cioè, allora, non è che se le previsioni del tempo dicono che domani piove, cioè, allora domani non andiamo al lavoro. Oppure domani dobbiamo andare fuori con l'ombrello aperto anche se non c'è neanche una nuvola, Certo, eccetera. certo. È una possibilità, portiamocelo l'ombrello, però andiamo a fare quello che Se dobbiamo posso fare. Vai, chiarire, vai, vai. anche le previsioni del tempo magari esprimono delle percentuali. Di possibilità, Infatti, e certo. anche l'indagine, l'analisi astrologica, descrive delle Delle diverse possibilità, percentuali di forza delle dell'evento. tendenze, esatto. Certo. Per cui sicuramente le tendenze ci sono perché vengono materializzate nel corpo e nella mente che noi ci portiamo dietro. Ma infatti. E quindi l'astrologia è molto utile sotto questo aspetto per capire quali Certo. sono le tendenze, le possibilità, non solo la carta natale, ma anche i transiti. Quando Sì. c'è, non lo so, Mercurio retrogrado, Certo. bisogna, diciamo così, cioè forse non è il momento di fare queste cose, no? Delle cose Certo. specifiche. Certo. Il problema, un altro problema, che però noi ci troviamo ad affrontare oggi come oggi, come dicevo prima, è il problema antropico, che come dicevo prima, se uno ha il 5G nell'orecchio, Mercurio lo sente poco. Ma certo. E la stessa cosa si riferisce ai problemi, per esempio, geomagnetici che noi stiamo affrontando oggi come oggi, che Certo. sono in parte dovuti alle tempeste solari che la NASA ci dice solo dopo che sono avvenute. Certo. Simpatici.
Molto utili, gli scienziati della NASA. Grazie, grazie. Ditecelo il giorno dopo che così sappiamo Certo. come prepararci. Ma anche purtroppo a quello che è diciamo così, il cambiamento climatico, gli squilibri climatici, che ormai è stato dimostrato hanno una forte componente antropica. E questo purtroppo, siccome lo scioglimento dei ghiacciai modifica gli equilibri proprio a livello planetario, c'è la migrazione dei poli, c'è il rallentamento del nucleo terrestre, e il rallentamento del nucleo terrestre, che è stato anche quello annunciato a posteriori dagli scienziati della NASA, che ormai è già, e anche il rallentamento del nucleo terrestre, della rotazione del nucleo terrestre, ha un effetto elettromagnetico sul campo geomagnetico, sul campo magnetico della Terra. Quindi, Ma poi, se posso aggiungere, vai. appena, ma a parte tutte quelle problematiche del deterioramento dell'ecosistema, abbiamo anche il deterioramento filosofico dell'etica. Certo, cioè il Cioè bombardamento mentale, morale, che non si sa se è la etico. causa o l'effetto di tutto questo o entrambe. È un circolo vizioso, Infatti. è una catena da Sant'Antonio, ogni anello della catena peggiora la situazione, Certo, ahimè, che a ahinoi. sua volta peggiora la situazione, cioè Sì. siamo fino qua, cercare di tenere fuori il naso, però non è facile. Giotisce ci può aiutare, per esempio, mi sembra che adesso nel 2024 ci siano dei transiti abbastanza favorevoli a Giove, per esempio. Non lo Beh, so. diciamo di sì, c'è un Saturno molto forte nella sua sede, c'è stata un'eclisse molto, molto forte Importante. lo scorso aprile, importante di una rara formazione, perché poi va bene, non metto qui a spiegare i dettagli tecnici, ma i dettagli da osservare sono molti e sono tanti, sia nello spazio che nel tempo. Però diciamo che tutti siamo d'accordo sul fatto di un grande cambiamento che è in atto. E come sì. Infatti, Questo è il punto fondamentale che infatti, tutti quanti possono vedere anche infatti, senza infatti. andare a osservare, senza telescopio. Bene, no, vuoi elaborare di più? No, non particolarmente. No. Che previsioni ci sono per il 2024-2025? Quali sono i prossimi punti dolenti? Allora, dunque abbiamo questo Saturno molto forte che comunque, diciamo, rafforza le dinamiche del karma, è un po' tutto accelerato, tutto torna subito al mittente. Per il resto, va bene, c'è un Giove, collegato al segno del Toro, che comunque riporta l'attenzione appunto sull'ecosistema, come possiamo vedere. Non ho analizzato personalmente molto i transiti dell'anno perché non sono soli i transiti che ci spiegano le dinamiche del futuro. I transiti sono un aspetto di quello che degli indizi che il futuro ci aspetta a livello planetario, a livello. Però comunque si potrebbe sintetizzare che stiamo affrontando una crisi intesa come cambiamento importante nel mondo materiale soprattutto. Bene, bene. Paolo, volevi dire qualcos'altro? No, no, io ascolto È volentieri tutto tutte le chiaro per informazioni te? che Abbiamo divagato sì. forse in base alle cose che No, volevi. no, no, no. No, per cui diciamo che l'attività del sector geotici non si limita solamente al calcolo di un oroscopo No. personale, varia da
in tanti argomenti, in tanti infatti, aspetti infatti, della vita. Certo, tradizionalmente all'astrologo, al Jyotishi, il compito fondamentale di un esperto Jyotish, quale sarebbe? Perché esiste l'esperto Jyotish? Qual è il suo compito fondamentale? A chi allora, si rivolge? Il Jyotish anticamente era interpretato soprattutto per le dinamiche matrimoniali, per le relazioni, per trovare il partner, anche per studiare il momento esatto, magari per cominciare un'attività lavorativa, un progetto, ma veniva anche interpellato come, possiamo dire, il medico del karma, una persona che sapeva somministrare dei rimedi soggettivi per appunto trovare rimedio a delle sofferenze. Della... Prego. Se posso. Sì. Dire, più che come medico del karma, spesso in India attualmente fanno praticamente gli acchiappafantasmi. Adesso sì, ahimè. Nel senso che il karma noi lo possiamo modificare soprattutto facendo del buon karma. Sì. E riparando i danni che abbiamo compiuto precedentemente. Mentre oggi come oggi la maggior parte degli astrologi ti danno il mantra per il pianeta a pinco pallo e ti danno la pietra a prenderti al collo. Ahimè, ci sono molti eretici, ahimè. Un'adorazione a un pianeta piuttosto che un altro e credono di aver risolto il problema. Fare un'adorazione a un pianeta non ti cambia il karma, ti rende più propizio un pianeta che magari ti guarda male, ti guarda storto perché è in una posizione poco favorevole nel tuo, diciamo così, nel tuo momento di nascita, no? Però il fatto di fare adorazione al pianeta specifico può aiutare, ma non risolve il karma. Ma molto spesso, se posso, non si tratta solo di adorazione fine a se stessa. Lo studio, la contemplazione di una posizione planetaria dà degli indizi su un preciso karma passato che sta avendo degli effetti nel karma presente. Sì. Ad esempio, alla fine, in soldoni, quando uno va dall'astrologo, generalmente gli danno il mantra, la pietra e gli fanno fare una puja, non gli fanno fare nessuna meditazione, nessuna analisi. L'astrologia è uno strumento per analizzare il karma, questo sì. Sì. Quindi la Bhagavad Gita non è uno strumento per analizzare il sì. karma, ma la Jyotish sì. Cioè, il Jyotish no, non dicevo il karma, ma la realtà. Qui si vede la mia... Ancora, no, cioè... allora, il karma è una parte fondamentale della realtà. Certo. Specialmente della nostra realtà, di essere ma non c'è solo, ma non c'è solo il karma, appunto. C'è il karma, ci sono i guna. Sì. Non c'è altro. Perché per noi, come esseri umani, che ci dobbiamo preoccupare, infatti la Bhagavad Gita parla continuamente di guna e karma. Ma un aspetto fondamentale in modo estremamente, diciamo così, dettagliato, e parla del karma in modo altrettanto dettagliato. Ma una cosa fondamentale che studia l'astrologia è il tempo, le dinamiche del tempo. Il tempo è un continuum che porta ai risultati di guna e karma. Sì, ma che ha anche delle ciclicità ben definite. Certo che ha delle ciclicità, però la ciclicità del tempo a noi, tutto sommato, come esseri umani, che uno va dall'astrologo non per capire la ciclicità del tempo. No, però... Quando tu dici che l'astrologo è il medico del karma, non è il medico del tempo. Ok, però ecco. Se posso, il karma è in un contesto spazio-temporale anche, è molto, giusto? E molto spesso uno studio astrologico dà anche delle informazioni
riferite allo svolgimento del tempo della vita di una persona. Alle coordinate spazio-temporali, certo. Sì, infatti. Ma perché le coordinate spazio-temporali sono quelle che trasportano karma e guna. Infatti, sì. Perché le coordinate spazio-temporali distaccate da karma e guna, a noi che ci fanno? Cioè, niente. Certo, in pratica molte persone sperimentano delle cose nel luogo di nascita, certo. Ne sperimentano altre se si allontanano, ne sperimentano se viaggiano in determinate direzioni, esatto. Ne sperimentano se viaggiano in determinati periodi della propria vita. Esatto. Questa è l'applicazione pratica. Spazio-temporali. Che però portano, diciamo così, facilitano o manifestano. Infatti. Lune e karma, per esempio, infatti. Ci sono delle corrispondenze sottili tra quello che è quel, il nostro bagaglio, diciamo così, possiamo chiamarlo appunto lune e karma, e l'ambiente. E la posizione spazio-temporale e le relazioni, eccetera, eccetera. Giustamente, come hai detto prima, Deva, soprattutto si va dall'astrologo per capire come funzioneranno le relazioni. Certo. Come potrebbero funzionare le relazioni. Funzionare, sì. Se due persone che vogliono entrare in una relazione sono totalmente incompatibili. Compatibili. O addirittura potenzialmente avranno una longevità diversa, si parlava di tempo, è un aspetto anche guna, karma, spazio temporale, sì, temporale, dal punto di vista di spazio, vabbè, cioè, si può applicare alle lunghe o dove potrebbero vivere, dove se vogliono vivere nel luogo di nascita, esatto, in quale località potrebbero avere le migliori influenze, più infatti favorevoli al loro progresso, alla loro prosperità, al loro benessere, eccetera. Sì, questo sicuramente. Infatti. Per cui, sì, in questo senso l'astrologia ci aiuta a capire buona karma e coordinate spazio-temporali all'interno delle scelte che noi potremmo fare. Infatti. Però, giustamente, come dicevi, non sono scelte condanne. Predestinate. Non sono condanne. Non è un destino, no, ineluttabile. No? Sono situazioni, diciamo così, è uno strumento per analizzare la realtà, capire meglio come ci possiamo muovere e che cosa aspettarci. Ma certo. A volte, come dice anche Krishna Bhagavad Gita, noi dobbiamo fare il nostro dovere senza preoccuparci di successo o fallimento. Che non dipende solo da noi, sì. Che non dipende solo da noi, ma non solo. Ma è bene fare il proprio dovere anche in una situazione disperata dove non c'è possibilità di successo. Certo. Noi dobbiamo fare il nostro dovere comunque. Anche se tutti i fattori, non solo quello che dipende da noi, ma anche tutti i fattori esterni sono contrari. Anche se è chiaro fin dall'inizio che le probabilità di successo sono minime, o addirittura certo assenti. E qui sta il coraggio nel fare il proprio dovere. Perché non è che Krishna dice a Arjuna che noi dobbiamo fare il nostro dovere senza essere attaccati al successo o al fallimento, perché non dipende da noi. Chiaro. Perché questo è il tuo dovere. Il distacco significa non identificarsi. Quindi, sia che ci sia il successo che ci sia il fallimento, noi comunque abbiamo fatto il nostro dovere. Krishna dice nella Gita, no? Se perdi, se vieni ucciso, raggiungerai il paradiso degli eroi. Se vinci, godrai del regno della terra. Qual è il problema? Certo. Cioè, se,
non è che dobbiamo essere distaccati perché forse potrebbe andare male. No, dobbiamo essere distaccati perché anche se va male, chi se ne frega. Cioè, Certo. questo, no, una volta che noi abbiamo ben chiaro qual è il nostro dovere, e noi dovremmo andare avanti senza Certo. preoccuparci d'altro. Il problema è capire bene qual è il nostro dovere, perché c'è Certo. molta confusione sull'argomento. Molti che sono immersi nell'ignoranza, come dice appunto Krishna nella Gita, presentano regolarmente adharma come dharma. Certo. No? Presentano, non sanno quello che deve essere fatto. Pravritti chani vritti cha, jananā vidur asura. Non lo sanno. E a volte sono confusi. Addirittura propongono quello che è contrario al dovere come se fosse il dovere primario. E lì, infatti, Arjuna Bhagavad Gita chiede proprio espressamente a Krishna: dimmi chiaramente qual è il mio dovere. Per cui bisogna stare attenti se noi riceviamo le istruzioni sul dovere dalle persone giuste o dalle persone sbagliate. Certo. Bene, bene, penso che la situazione, il punto sia stato chiarito. Altro su questo punto, su altri punti? Volevo dire una cosa facendo riferimento a un evento che mi è accaduto. 8 anni fa ho fatto un viaggio in Brasile e sono stato coinvolto in Brasile in un incidente grave che mi ha cambiato un po', diciamo, l'esistenza. Non lo so, Certo. Ma allora se io avessi tu senti, capisci questa cosa sta consulenza dicendo? precedente, come? Deva, tu capisci cosa sta dicendo? Cioè, hai avuto un incidente in Brasile, Ok. giusto? E sei stato coinvolto? Sì, Era un po' sì. disturbata la È un po' comunicazione. disturbata la trasmissione, il suono è un po' strano. Dimmi. Ecco, sono stato coinvolto in questo incidente che mi ha cambiato un po' la vita. Certo. Per esempio, se io avessi fatto una consulenza in precedenza, avrei potuto evitare questo viaggio e questo incidente? Diciamo di sì, molto probabilmente nel Brasile è un luogo della terra dove tu comunque hai delle energie di un certo tipo, o a livello di transito c'era magari qualche pianeta che ti mandava delle informazioni destabilizzanti sulla tua vita. Entrambi le cose possono anche sommarsi, sia magari un Certo, luogo. il tempo e lo spazio si sommano al karma. Precipitano Infatti. Sì, quindi ti rispondo sì. la situazione, sicuramente, sono d'accordo. Però Ok, sai, interessante. Interessante. cioè, certo. Personalmente, tutto il mio cammino astrologico per me è stata una continua illuminazione, dall'occidentale alla meraviglia dell'astrologia vedica per me. Ti siete dato molte di queste informazioni, sia sulla di consapevolezza su te stesso e sul tuo appunto cammino, impatto nel mondo, sia nel. Bene, io approfitterei di questa Sì? occasione per annunciare che il nostro bene amato Devashraya comincerà presto una serie di video sul suo Ah, canale infatti. in cui metterà in allerta No. sui transiti e sulle situazioni. No, No, assolutamente no. vabbè, In pratica, arrangerà lui, è il suo metterò a canale, fa disposizione. quello che gli pare. No, non metterò in allerta nessuno. In praticamente metterò alla disposizione di tutti le mie realizzazioni in astrologia, sia occidentale, ma soprattutto vedica, perché anche No, l'astrologia ma che ci occidentale. sono i transiti glieli dici alla gente, sì. Sì e no, non è l'unica cosa, Ah, perché ci sono tantissime cose che la gente non sa dell'astrologia, che ad esempio certo. esiste un'analisi statica dell'astrologia e un'analisi dinamica. L'analisi statica è il momento della nascita che dà delle linee di guida delle singole personalità. L'analisi dinamica è lo studio dei chiamiamoli transiti, ma ci sono anche sistemi, i Vimshamtaridasha dell'astrologia indiana, sono dei cicli temporali.
che sono molto peculiari di ogni persona, che esatto, non dipendono dai transiti. Mentre i transiti sono cosmici. I transiti sono i movimenti dei pianeti. Esatto. I vimshottari sono dei cicli planetari, vita diciamo. Di un individuo. Infatti. E non è tutto. non è tutto. No, ma comunque direi per diciamo così, per aiutare le persone, per rendere il tuo lavoro più interessante, sì, per la certo. gente magari ogni tanto se vedi che sta arrivando un'eclisse di quelle, diciamo così, importanti, certo, magari lo dici prima. Certo. No? Non fare il come problema, la NASA che ce lo dice dopo. No, ma il problema che fa sorridere, se in Occidente dice alla persona evitate di uscire di casa durante l'eclisse, non mettetevi col vetrino affumicato. Cioè, no, beh, ma non è che solo evitate di uscire di casa, no, ma anche per chiaro, esempio, ma... che cosa ci si può aspettare da queste eclissi. Io ho visto che ci sono parecchi canali certo. di astrologia, specialmente infatti, in inglese, che fanno questo tipo di certo. servizio. Nel mio caso l'astrologia dinamica non è quella che ho approfondito di più. Io ho avuto beneficio, approfondisco molto l'aspetto statico dell'autoconsapevolezza, della conoscenza di se stessi, okay, e delle potenzialità del destino che possono avere, che parte dall'analisi statica del tema. Ho capito. Non so se è chiaro la mia spiegazione. Dal punto di vista dei video su YouTube puoi fare poco sotto questo aspetto. No, posso fare tanto invece, perché c'è tanto da dire nell'aspetto statico, figuriamoci dell'aspetto dinamico. Perfetto. Ditemi se è chiaro. No, va bene, no, io sto cercando di fare pubblicità. Grazie, no, ma ti ringrazio. Ma altro. Cioè, poi il canale è tuo, cioè io adesso certo. ti sto dando una spintarella. No, ma ti ringrazio e apprezzo e faccio un trailer di quello che arriverà a breve. Esatto. Poi è tutto. Come si chiama il canale? Allora, il mio sito è stelleharmoniche.it, è solamente in italiano per adesso, e anche il canale YouTube è Stelle Armoniche, e sto sviluppando anche altri social come appunto Instagram e TikTok, perché comunque duplicherò i miei video sui vari social. Bene, bene. Ma magari mettiamo il link sulla descrizione okay. di questo video. Però, come dicevo, cioè, per ora elargisco perle di consapevolezza generale di astrologia, cioè uno studio approfondito su un oroscopo va fatto di persona con un professionista, se sarò io o se saranno altri. No, ma mettiti in città, no? Perché no? Chiaro, no, ma cioè, io mi propongo nel mio appunto ruolo di divulgatore di conoscenza, ma uno studio di un oroscopo va fatto in sede privata. Benissimo. Chiaramente. Bene, altre domande, altre osservazioni? Vabbè, ci sarebbe tanto da chiedere, tanto da parlare, insomma, però adesso come informazioni di curiosità. Di base. Certo. Se volete magari faremo una seconda, un secondo episodio, se volete, esatto. di questo incontro. Fai una cosa, sì. Paolo, fai una lista, così quando ci incontriamo la prossima volta abbiamo del materiale pronto all'uso. Va bene? Va bene, benissimo. Allora, va bene, ok. Se non io vi ringrazio dell'invito, della partecipazione, delle domande. Grazie a te della disponibilità. E a vostra disposizione se volete rifare un altro incontro. Perfetto. Grazie. Grazie mille. Grazie. Conclusione. Alla prossima. Buon proseguimento. Ciao, grazie. Ciao, grazie.